2, tra poco su Voi. Winx Club, magica avventura. Dal 29 ottobre nei migliori cinema in 3D. Maledizione. Dove nasconderei io i negativi delle foto di Mala la pelata se fossi un moccioso delinquente? Pensa, Claudio. Io non ci credo, il mio fumetto preferito in edizione speciale. Allora, mammina, spedisco le tue foto o no? No, non puoi farmi questo, no. Io posso fare questo e molto, molto di più. Tu non mi conosci, Malala. Confessa tutto quanto o vedranno le tue foto in tutto il mondo. Va bene, aspetta, d'accordo. La verità è la verità. Non mi importa delle conseguenze. Che bella frase, la verità è la verità. Non mi importa delle conseguenze. L'ho fatto per i soldi. Solo per i soldi, sì. Perché sono stanca di lavorare così tanto. Sono stanca! Sangue, sudore e lacrime per rimediare soltanto pochi spiccioli e non potere mai avere quello che merito. Non è possibile, tutto ha un limite. Smettila di inventare e parla! I Challenger costruiscono armi e bombe per i ribelli. Siloy non può essere stato uno di loro. Oppure sì. Continua. Grazie, mio eroe. Mille grazie. Claudio Bonilla, sei il socio di un eroe e sei un genio. E va bene. Tu non sei quello adottato. Cosa? Perché non la smetti? Non hai ancora capito? Ho vinto. Va bene, abbiamo vinto, sì, lo so, figurati. Ma che mi importa di quello che può pensare quello stupido? La storia di sicuro non è un problema, ormai dimenticata e seppellita in un cassetto, tranquillo. Che chiami pure la madre, che chiami chi vuole, non mi interessa, è chiaro adesso. Ma non hai capito che io negherò sempre tutto? No, non sono stato io, non sono stato io. E quello stupido continuerà a credere a tutte le mie bugie pietose, come sempre. Con chi stavi parlando? Con? Aspetta, con chi? Perché non è quello che sembra. Non so che cosa ti sia immaginato, ma non ha niente importa, a che vedere con importa, quello che può sembrare. Non importa. No. No, non importa, perché è appena finito un incubo, finalmente. Sì. Posso vedere tutto con chiarezza. No? Mm-hmm. Posso vedere. Sì, che sei amore bella, mio. Molto, molto bella. Sì. Quanto diabolica. E malvagia. Vattene subito da questa casa e non tornarci mai più. Ah, beh. Tu sei uno stupido di prima categoria. Cosa? Dico che quando arrivi alla conferenza degli stupidi, i tuoi colleghi si alzano i piedi e ti fanno l'applauso, no? Volevi vedermi cattiva? Molto bene. Eccomi allora. Prima di tutto voglio chiarirti una cosa. Diabolica implica essere malvagia. Infida, vendicativa, ladra, assassina e molto, ma molto potente. Non immagini neanche la quantità di cose che sono capace di fare pur di ottenere quello che voglio. Bambina. Non ho paura di te, bambina. Guerra, allora? Sì, guerra. Ora ho visto quella che sei. Sì, sul serio. Allora guardami bene, come non l'hai mai fatto prima. Perché sono la persona più perversa che tu abbia mai incontrato nella vita. Ti ho mentito. Ti ho ingannato. Ti ho usato. Ti ho spremuto tanto, ma così tanto, 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 che ora sto per levarti anche l'ultima goccia di linfa che ti rimane. Ho vinto! Sì, in qualcosa hai ragione, in qualcosa sì, hai ragione. Sì, cosa? Sentiamo. Che sono caduto nella tua trappola. No. Ma non hai vinto. No? No, non hai vinto.
Io farò in modo che tu finisca nel posto in cui meriti di stare. Oh no! Oh no, 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 ti prego, non essere cattivo, non lo sopporterai in carcere, no, guardie! No, 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 non in carcere, non in carcere, non in carcere. No. In un manicomio, perché sei pazza, pazza dalle gare. Pazza dalle gare, sono pazza dalle gare, sì! Voglio andare in manicomio con tutti i miei amici, ma oh no, la camicia di forza, no, non posso muovere le mie braccine. Tu davvero credi di poterla avere vinta con me, imbecille? Delfina, vincerò io. Ah, sì. Ti prometto che vincerò io. Sì. Oh, poverino. Cosa vuoi? Che cosa provi, vediamo? Che cosa provi a sapere che nessuno ti ha mai amata? Nessuno ti ha mai amata, sei sempre stata sola e rimarrai sola per tutta la vita. Sei sempre stata una nullità. Sì. Io ho sempre amato Flora. Mi sei piaciuta davvero, sei stato molto originale. Imbecille, 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 no. Stupido, stupido. Spiegati meglio perché non ti capisco. Non ti capisco. Tu non sei quello adottato da Maria. Tu sei stato portato da una zingara, capisci? E lei ti ha lasciato sulla soglia di casa. Maria, quando ti ha visto così buffo e indifeso, ha avuto tanta pena e compassione che ha detto: beh, lo terrò io questo bambino. Martin, spedisci subito tutte le foto. No, le foto no, le foto no. Te lo chiedo per favore, le foto no, va bene. C'è un adottato. Fermi, fermi tutti. Caro mio lato oscuro della luna, tuo marito ha trovato tutte le prove che avrebbero messo in dubbio la tua integrità fisica. Ecco a voi i negativi compromettenti. Che cosa ti prende, tesoruccio caro? Boniglia ha rovinato i tuoi piani? No, altri negativi, io li ho nascosti ovunque. Chiudi la bocca, apprendista cialtrone, topastro ricattatore. Avevi solo questi, non ne hai altri. Io ne ho altri e le spedirò. Spedirò subito. Spediscile pure, Nicolas. Consuma tutti i soldi spedendo fotografie. Metti su un negozio, ricatti fotografici. Che sei così cattiva, Malala. Io voglio solamente sapere chi è mia madre. Fatine, aiutatemi a trovare il modo per poter uscire da qui. È troppo pesante questa pena, ma io riuscirò a fare uscire questo corpicino gentile da questo posto orrendo. Ci riuscirò. Amico, aiutami, ti prego, sulla porta c'è un poliziotto, distrailo perché io devo uscire. Si è spento! E chissà che cosa starai pensando, ma ti giuro che non è così. Dimmi la verità, pensavi che volessi scappare? No! Volevo dare una mano di colore perché mi sembrava molto triste. Tu hai una faccia conosciuta, forse ti ho visto recitare in qualche programma televisivo. Mi puoi aiutare? Quale colore? Se vuole la revoca degli arresti domiciliari, si comporti bene. Mi sto comportando bene, qui c'è una grande confusione. Tutta questa storia è un'assurdità. Mi aiuti a fuggire, le do un centone, anzi 200? Guardi signorina, la smetta di dire sciocchezze, altrimenti si raddoppia la pena. Non immaginavo che la legge fosse così ingiusta. Se è quello che devo fare, lo farò per i miei ragazzi. Vogliamo organizzare uno spuntino? Senta, non sto scherzando. Se continua così, finisce in prigione. Dico sul serio, si comporti bene, ok? Mi sto comportando bene, non faccio altro che comportarmi bene tutto il tempo. Sopporto tutto questo solo per i miei ragazzi. Avevo una gran voglia di mangiarlo. Scappo se Delfina rimane come unica tutrice. Non può essere così. Il giudice sarebbe uno sciocco, uno stolto se ci facesse questo. Massimo! Massimo! Thomas! Che cosa c'è? Che cosa c'è? Beh, ecco, c'è che voglio chiedervi scusa. Voglio chiedervi scusa per avervi trascurato, per avervi lasciati da soli, per aver creduto a Delfina e non a voi. Voglio chiedervi scusa per essermi sposato con lei, per avervi fatto soffrire. Ragazzi, perdonatemi,
Perdonatemi, vi ho voluto bene dal primo giorno che sono arrivato qui. Eppure ho sbagliato con voi. Non è colpa tua. Quelle ti hanno stregato. Sì, è proprio per questo che sono streghe, giusto? Ma noi sapevamo che prima o poi ti saresti reso conto che Delfina era una strega. Sì, e vi giuro che quella strega presto avrà quello che merita. L'hai chiamata strega, sì, anche tu? Sì, sì, non riuscirà più a farci del male, ve lo assicuro. Che carini che siete. Mi emoziona vedervi tutti insieme. Quasi, quasi mi viene voglia di piangere a vedere questa scena. Che bello. Porta via la tua scopa, strega. Sì, vattene subito, Delfina, vattene. Sì, oh, vattene. Ragazzi, i ribelli non sono ben visti dalla giustizia. Attenti. Delfina, vattene, vai. No. Ho l'impressione, amore mio, che tu non abbia capito niente. Il giudice ha detto che l'unica tutrice di questi robacci stupendi sono io. Quindi ti chiedo per favore di non avvicinarti a loro. Non voglio che li infastidisci. Delfina, vattene. Non infastidirli. Non vuoi proprio capire. Non riesci a entrarti in testa. Toc, toc, c'è qualcuno in casa? Molto, molto per favore, fastidio. Massimo. Non è colpa mia se non puoi essere loro tutore. Mi dispiace. Sorry. Sorry, sorry. Ti dispiace? Vattene immediatamente da qui. Altrimenti, che cosa mi farai? Agenti, agenti! Signori della giustizia, tutori dell'ordine, con tanti pazzi in giro, tanti serial killer che ci sono per la città, voi ve la prendete con una povera donna indifesa e incensurata? È mai possibile che non riusciate a vedere a un palmo dal naso? Ehi, ragazzi, ragazzi, ho crocchette di patate, polpette di melanzane, sformato di zucchine, sushi. Ho tante cose che potrei offrirvi, se volete, se vi va. Perché non entrate così parliamo e prendiamo un caffè? Ehi, ragazzi... Ma insomma, perché siete degli insensibili? Soltanto perché una donna perfida vi dice che è la madre dei miei ragazzi? Voi le credete? A me invece? Mi lasciate qui a pensare alle angherie che subiscono i miei ragazzi, per favore. Per favore, ve lo chiedo, per favore, aiutatemi. Eccomi, eccomi. Casa delle torture. Che brutta voce che sento. Franco, sei tu. Mi dispiace dirti che non sono riuscito a rintracciare Segura. Scusami, mi sono dimenticata di avvisarti. L'abbiamo trovato, torna indietro. Sul serio? Allora è tutto sistemato? No, per niente, va tutto male, Franco. Come mai? Perché? Ho detto tutta la verità a Massimo. Mi ha strappato il cuore senza fargli l'anestesia. Non dirmi che sa la verità sul midollo. Sì, sa tutto. E non so che cosa fare. Ma scusa, il giudice l'ha saputo e non ha fatto niente? No, adesso c'è un altro giudice, è una donna ed è più cieca del precedente. Ha riconfermato Delfina unica tutrice e a me ha dato gli arresti domiciliari. I ragazzi sono da soli, Franco, abbi cura di loro. Non ci sto capendo niente, Flor, arrivo subito. Sì, vieni qui, ho davvero bisogno di te e anche i ragazzi. Mi dispiace che dobbiate assistere a questo litigio, ma è un bene che vediate la vera faccia di questa brutta strega. Non è una novità. No, no, questo è vero, ma... Bla, 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 bla. Non ti avvicinare ai miei ragazzi. Non mi obbligare a fare cose di cui potresti pentirti. Qualcuno vuole che gli prepari un toast? Guarda, non cominciare con le minacce. Altrimenti sarò io a fare qualcosa di cui potresti pentirti. Sì? Sì. Per esempio cosa? Non lo so, ma qualcosa mi verrà in mente. Oh, che paura. Ti pensavo molto più intelligente. Lo sono, ma non sono così allenato come te ad architettare malvagità. Che sta succedendo? Ah, beh, bingo. Attento. Attento a non tagliarti. Ha dichiarato guerra. Così sembra. State tranquilli, ragazzi, sono semplici minacce... Per incutere terrore e nient'altro. Quella strega non si limita alle minacce. Tu non la conosci, è disposta a tutto pur di ottenere quello che vuole. Hanno ragione, e poi il piano contro Malala è andato male e... Beh... È andato... Che è successo? Male. Calma, ragazzi, calma. Da questo momento voi seguirete le mie indicazioni. E per favore rimanete uniti, d'accordo?